Ville, svariate proprietà immobiliari a Porto Rotondo e case di lusso a Roma per Araku, Porsche Cayenne, 113.000 euro in contanti per Conga, una collezione di orologi per Cesarone, due case a Roma e Oristano per Del Turco, l'appartamento di famiglia e lo studio professionale per Pace. Sono tra le proprietà degli indagati di Sanitopoli, di cui la Regione Abruzzo ha chiesto il sequestro conservativo, con una istanza al GUP Angelo Zaccagnini, nel corso dell'udienza preliminare di questa mattina, dedicata all'illustrazione delle richieste delle parti civili. Alla richiesta di sequestro degli immobili, su cui il GUP deve ancora esprimersi, hanno aderito anche le altre parti civili, che a loro volta hanno quantificato il danno, come nel caso di Tommaso Marchese, legale dell'AIOP e delle cliniche private, che si sono costituite, lo ricordiamo, solo contro gli indagati di centrosinistra e non quelli di centrodestra. Ho chiesto anch'io il rinvio a giudizio per tutti i reati per i quali siamo interessati, perché la nostra è una domanda di costituzione di parte civile selettiva, riguarda cioè la seconda associazione per delinquere. E in più, in coda della discussione, abbiamo anche avanzato istanza scritta di sequestro conservativo nei confronti degli imputati che sono attinti dalla nostra domanda di costituzione di parte civile e per i beni che sono peraltro già sottoposti a sequestro preventivo, e perché insomma, prevediamo che già questi beni non saranno sufficienti e capienti ad accogliere le istanze risarcitorie di tutti. Che quindi ammontano abbiamo... per quello che mi riguarda? Beh, noi abbiamo fatto una stima così complessiva che sicuramente e per difetto, considerando il pregiudizio vissuto in virtù delle tariffe decurtate, l'incertezza dei rapporti negoziali che si è protratta anche negli anni successivi, perché non va dimenticato che questi provvedimenti legislativi e amministrativi hanno avuto un effetto rebound anche negli anni successivi, siamo stati assoggettati indebitamente e illegittimamente anche noi al piano di rientro e non c'entravamo nulla, e quindi crediamo che insomma siamo nell'ambito di oltre 10 milioni di euro. Anche Angelini chiede i danni, ormai irrisarcibili, spiega il legale del grande accusatore, ma anche accusato. Angelini non era il re delle cliniche, perché se fosse stato il re delle cliniche avrebbe potuto legiferare come più gli gradiva. E invece praticamente è stato sempre tenuto appeso con provvedimenti di accreditamento che sono stati posti in discussione e ne hanno determinato la morte. Nel 2008 lui ha chiesto ripetutamente di sapere e conoscere che cosa avrebbe potuto fare, nessuno gli ha risposto. E questo ha determinato la fine, e ho riferito che, come disse Antonio nella orazione funebre a Giulio Cesare, io sono venuto per spiegare le ragioni specifiche di questo processo, che già è stato fatto in altra sede in senso politico. Sotto il profilo della concussione abbiamo dato ogni ragione e spiegazione, diciamo anche logica, in relazione alle dichiarazioni fatte da Angelini. Pronto ad uscire dalla scena principale del processo, intanto uno degli imputati di spicco, l'ex presidente della regione Giovanni Pace, assieme al genero Vincenzo Trozzi, all'ex consulente della Fira Pietro Anello, chiederanno il rito abbreviato. Stamani intanto l'accusa ha chiesto la trascrizione con la forma di incidente probatorio di circa 400 delle oltre 300.000 intercettazioni effettuate nell'ambito dell'inchiesta. Anche su questa richiesta il GUP si è riservato di decidere. Nel pomeriggio l'udienza è ripresa con gli interventi dei legali di alcuni indagati minori.